Briganti Rebels, don't blame us. Libertà, passione, condivisione. Categorie le possiamo definire in due modi, in base all'età e in base alla provenienza. Ce ne sono anche tante altre, ma insomma, in base all'età. C'è una classificazione ufficiale che si chiama vintage, preclassica, classica, c'è tutta una sequenza di, diciamo, di date. Essenzialmente le moto d'epoca partono, anche per motivi di legge, adesso è stata pure cambiata la normativa, partono dai 30 anni a andare indietro. Diciamo che in base all'età possiamo classificare dagli anni 80 a scendere indietro fino agli anni 70 più o meno, e anche un po' degli anni 60, sono forse le moto più belle probabilmente che abbiamo avuto e forse che avremo mai, perché la tecnologia adesso è cambiata, c'è l'elettronica, le centraline, l'iniezione, le mappature e cose di questo genere qua, che su una moto già degli anni 70 o 60 erano neanche, non è che non c'erano, erano proprio impensabili. Poi possiamo scendere indietro ancora nel tempo, andiamo anni 50 e 40, quindi subito dopo la guerra più o meno, poi togliendo la pausa della guerra, che comunque la seconda guerra mondiale, che comunque ha portato in giro motociclette d'epoca che adesso sono moto militari, soprattutto moto militari, andiamo anni 40, anni 30, che sono forse anche quello un'epoca bella, fruibile, la tecnologia non sembra, ma era già molto avanzata in quell'epoca là, e poi andiamo ancora indietro anni 20, anni 10, fino a qualche motocicletta, diciamo le prime che sono state fabbricate risalgono alla fine dell'Ottocento, quindi siamo proprio nelle veteran, e ce ne sono ancora marcianti. C'è un mio amico che abita a Caserta che ha una Raj Multi inglese, che ha come trasmissione finale non la catena, non la cinghia di gomma, c'ha una cinghia di cuoio. Ed è stata costruita la Raj Multi di questo mio amico, che si chiama Claudio. È una Raj Multi che credo che sia stata costruita, penso, nel 1915. Quindi quest'anno dovrebbe avere compiuto 100 anni la motocicletta.